Il Movimento 5 Stelle di Sassari prosegue la propria battaglia per il recupero dell'Argentiera. L'antica borgata mineraria che versa nel degrado assoluto potrebbe rappresentare un importante volano per l'economia turistica del territorio, ma nonostante i colossali finanziamenti comunitari ottenuti dall'amministrazione comunale di Sassari per il suo recupero, fondi oltretutto già utilizzati, le vecchie strutture risultano solo parzialmente riqualificate e non c'è traccia del Museo della Miniera. Persino il cartello che celebrava la sua nascita è stato rimosso. Nei giorni scorsi il deputato grillino Andrea Vallà ha effettuato un sopralluogo nella borgata per verificare la situazione. Che dire d'Argentiera? È un posto meraviglioso. Questa è un'area mineraria, bellissima, stupenda. Ho studiato Un progetto di rilancio. un progetto di rilancio che non sia soltanto ovviamente di quest'area qua, ma che inviti le persone a visitare l'Argentiera, il Sulcis oppure il Sarrabus. Stiamo parlando di Parco Geminario, il Parco Geminario è vastissimo. Chi viene qua deve sapere che magari c'è l'area turistica nel Sarrabus. Chi va nel Sulcis deve sapere che anche qui può visitare le miniere e quindi sviluppare quell'indotto poi che porterà turismo, soldi, commercio e potrà sviluppare magari l'artigianato, l'agricoltura. Insomma, sono tutti concetti che questa nuova regione, questa nuova giunta potrebbe portare avanti. Nei prossimi giorni Vallascas, che è membro della Commissione Attività Produttive della Camera, presenterà una mozione sulla situazione dell'Argentiera. L'intervento del deputato dovrà servire anche da sollecito al neogovernatore Sardo Pigliaru perché sulla questione sia fatta piena chiarezza. Questo invece è il commento di Giuseppe Mascia del Meetup di Sassari. Noi del Meetup di Sassari siamo qua ancora una volta per osservare e stigmatizzare come una certa politica non possa che promuovere pratiche di emarginazione e di esclusione. La comunità dell'Argentiera merita rispetto e merita la dignità, così come ogni altra comunità nel nostro territorio. Il primo articolo di ogni posizione morale dovrebbe essere quello di essere responsabili di ciò che si fa. La situazione attuale dell'Argentiera mostra questo articolo, mostra il fatto che c'è qualcuno che è responsabile di questo degrado e di questa incuria e noi dobbiamo come cittadini chiedere conto dell'operato dei nostri politici. Una vicenda spinosa, quella dell'Argentiera, che in assenza di risposte potrebbe indurre il movimento di Beppe Grillo a intraprendere azioni molto eclatanti.